metà del nostro itinerario spirituale, stiamo cercando di delineare, di tracciare le coordinate per una regola di vita, per una regola spirituale. Abbiamo visto tre verbi che ne danno la direzione nei giorni scorsi e oggi cominciamo un percorso nuovo nel solco già tracciato. Vediamo quattro strumenti per la nostra vita spirituale. E oggi il primo, il taccuino, uno strumento, un oggetto scomparso probabilmente dalle nostre vite ordinarie, dalla nostra esistenza quotidiana, scomparso dalle nostre case, sconosciuto forse a giovani e giovanissimi, ma del quale tuttavia apprezziamo ancora l'utilità. Comproviamo a rievocare qualche immagine cinematografica di qualche giornalista d'assalto che in maniera frettolosa tira fuori il suo vecchio taccuino consumato per annotare lì nell'immediatezza una notizia, un'idea, un pensiero che gli è venuto. E lo fa prima che possa sfuggire dalla mente. Ecco, è a partire da questo stimolo che vogliamo portare avanti la nostra riflessione. Anche a noi sarà capitato sicuramente di voler fissare in qualche modo un'esperienza perché questa non venga sciupata, corrotta dal tempo. Oggi probabilmente utilizziamo una foto, un selfie, una nota vocale. Ecco, è l'esperienza sostanzialmente che hanno fatto i nostri evangelisti. Marco, prima di tutti, e poi tutti gli altri, sentono il bisogno di fissare, per iscritto, qualcosa che possa resistere al tempo, e in particolare l'esperienza salvifica più importante per noi cristiani, la passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi nasce questa esigenza di vincere fissando le cose per iscritto, il fluire del tempo e l'incapacità della nostra memoria di poter trattenere, ritenere tutte le esperienze che viviamo. Ecco, è a partire dunque da questi stimoli, da queste considerazioni di carattere generale che ci facciamo una domanda più personale, per la mia personale vita spirituale. Cosa serve custodire la memoria? E allora ci serviamo ancora della Sacra Scrittura. Il popolo di Israele nell'Antico Testamento vive esperienze piuttosto significative, importanti e tuttavia anche drammatiche, che custodisce preziosamente nella memoria. Per esempio il passaggio nel Mar Rosso, il peregrinare nel deserto per 40 anni, la deportazione in Babilonia. Il popolo di Israele intuisce che quelle esperienze vanno ricordate, vanno fissate nella memoria. Per quale motivo? Perché è nel tempo che capiscono i significati di quelle esperienze, è nel tempo che ne colgono il senso. È nel tempo che comprendono la volontà di Dio. Il progetto di Dio, in altre parole, sulla mia vita, per la mia vita, lo comprendo in un tempo disteso, un tempo in cui ho necessità di ricordare i passaggi di Dio nella mia vita e che mi permettono di capire quello che Dio mi sta chiedendo, in altre parole, mi permettono di capire la mia vocazione. Un secondo aspetto utile per la nostra vita spirituale. Ci serviamo di una maestra dello spirito, un gigante dello spirito, Santa Teresa di Lisieux, la quale ci parla dei quattro gradi della preghiera. Ecco, Teresa, descrivendo i primi due gradi della preghiera, ci parla delle potenze dell'anima. La prima è proprio la memoria o l'immaginazione, la seconda è l'intelletto, la terza è la volontà. Teresa dice che soprattutto nel primo grado di preghiera è particolarmente utile la memoria, la quale, insomma, aiutata dall'intelletto, muove la volontà di cercare il Signore. Per quale motivo, ecco, diventa utile nella mia vita spirituale? Ecco, qui ci spostiamo più nell'ambito della vita sacramentale, magari per l'esame di coscienza. Sarà utile ricordare i momenti di grazia, noi tutti facciamo l'esperienza della grazia e del peccato, siamo fatti di fragilità e di punti di forza,
siamo fatti di grandi slanci di generosità e anche di cadute rovinose dell'egoismo. Ecco, per la vita sacramentale, per la riconciliazione con Dio, sarà particolarmente utile ricordare i momenti di consolazione, i momenti in cui abbiamo sperimentato la carezza di Dio, i momenti in cui abbiamo sentito Dio che ci ama, il suo amore che si orienta verso di noi. Questo ci aiuterà a maturare l'atteggiamento, la postura della gratitudine. E poi il peccato. Sarà particolarmente utile ricordare le mie fragilità, le mie debolezze, i miei limiti, perché il mio esame di coscienza poi sia più compiuto e perché io possa, insomma, meglio crescere nell'amore di Dio, capire tutte le volte che non ho corrisposto la sua benevolenza. Ultimo aspetto della memoria in ordine alla nostra vita spirituale. Ecco, più legato alla scrittura di carattere narrativo. Abbiamo magari già fatto l'esperienza di renderci conto che la nostra memoria o la nostra coscienza sono un bagaglio, un tesoro di esperienze molte volte nebulose, molte volte così evanescenti. Può essere particolarmente utile, di fatto lo è, poter con una scrittura narrativa portare alla luce tutto un implicito che c'è nella nostra coscienza e nella nostra memoria, riuscire a oggettivare quello che c'è dentro di noi, sentimenti, stati d'animo, movimenti spirituali, ci aiuterà sicuramente a comprendere meglio il progetto di Dio su di noi e a comprenderci a partire da esso.